ragazzi e bentornati su Sdigherare. Quest'oggi vedremo insieme l'ultima arrivata in casa Jordan Brand. Eccole qui, le Jordan Air Jordan 35. Prese la scorsa settimana con accesso anticipato di giovedì, ho avuto la fortuna di ricevere la notifica da Nike, uscite questo sabato per tutti quanti, sono ancora sul sito, quindi andate a dare un'occhiata in questa bellissima colorazione. Avrei voluto aspettare la colorazione Bread, però ragazzi, quando c'è un accesso anticipato esclusivo non bisogna lasciarle lì. Cop now, think later, è il mio motto. Ad ogni modo, vediamole un attimo insieme, prima sul tavolo, poi con un outfit e poi ne parliamo, vediamo un attimino di capire i pro e i contro di questo modello. Buona visione. Dritti sul tavolo, amici miei, partiamo dalla scatola. Devo ammettere, molto molto bella, lineare, semplice, con questo 35 con 3x naturalmente caratteri romani e questa x con una v rossa, molto molto bello come logo di questo modello. Di lato abbiamo un Jumpman. La cosa molto ma molto figa è il sistema di apertura, se così possiamo chiamarlo. Guardate voi, la mettiamo di lato, apriamo e si apre un po' così, arrovesciata, se così possiamo dire. Queste due parti si appoggiano totalmente al tavolo. Abbiamo un incartamento molto vintage, diciamo, richiama molto Tron con questo quadrettato. Non è il massimo, ma il resto devo ammettere che non è niente male. Partiamo subito, guardiamo il modello. Eccole qui, Air Jordan 35. Diamo un primo rapido sguardo d'insieme al modello. Tutta la scarpa con tante sfaccettature, devo ammettere, tanti materiali e particolari. Come vediamo, il richiamo alle Jordan 5 è palese. Abbiamo il 23 qui di lato, con per carità un altro font, ma è una cosa molto molto che riporta al 1990, e anche la linguetta strutturata in questo modo, come vedete, con questa aletta laterale. Diamo uno sguardo adesso ai materiali. Partiamo dalla tomaia come sempre e abbiamo questa striscia in nubuck, come vedete, grigio glacial grey, come scritto sulla scatola, mi sembra più che altro un wolf grey, e qui abbiamo questa striscetta iridescente sia da un lato che dall'altro. Naturalmente sulla parte più esterna abbiamo il bellissimo Jumpman logo, ritroviamo la scritta 23 pressata, quindi non è cucita come il modello oggi naturalmente. Poi abbiamo qui questa retina, anche in questo caso c'è un richiamo alla Jordan 5, al lato della Jordan 5, con questo particolare reticolato. In questo caso è a forma, come vedete, di sollevante, diciamo, invece che il quadrettato tipico. E un altro richiamo ce l'abbiamo qui davanti, con sempre questo quadrettato, in questo caso nylon. Un bellissimo particolare è questa piccola cucitura in giallo neon qui di lato, e questo 23 appena accennato qui. Sistema di allacciatura molto semplice, lacci di tipo flat standard con questi puntini in 3M e il finale blu elettrico rinforzato, che è una cosa, sono dei dettagli che a me non dispiacciono affatto. Blu elettrica è anche la linguetta, sempre in nylon, richiama, come vi ricordo, quella delle Jordan 5, guardate la forma com'è fatta, un po' più bassa, un po' meno ciaciotta, e abbiamo anche questo piccolo particolare in neopreme qui sul finale, cosa che mancava naturalmente al modello OG. Parte interna totalmente in bright crimson, rivestita molto, come vedete la parte del tallone qui dietro è molto rinforzata, come per le Jordan 5, vedete abbiamo questi due rinforzi, vi tengono ben saldo il piede. La linguetta nella parte posteriore, abbiamo questo 8403, che sinceramente non saprei a cosa fa riferimento, magari aiutatemi voi. Probabilmente il periodo di attività di MJ dall'84 al 2003, ma in realtà sappiamo benissimo che c'è un anno e mezzo di stop. Guardiamo adesso l'intersuola. Molto molto bella, come potete vedere abbiamo questa parte centrale in questa struttura eclipse, come viene chiamata,
un particolare non da poco che stiamo vedendo negli ultimi modelli. Qui abbiamo, penso con molta probabilità, la scritta Jumpman in Braille, che abbiamo visto anche nel modello 34. Sistema Flight Plate, che abbiamo già visto nelle 34. All'interno, come vedete, abbiamo i cuscinetti Zoom Air senza nessun tipo di costrizione, quindi vi permette naturalmente di utilizzare la scarpa. Questi cuscinetti si espandono senza avere limiti. Per il resto, all'interno abbiamo tutto Phylon, parte esterna in gomma molto rigida, ma come sapete è molto reattiva, quindi al tatto sembra rigida ma ha un'esplosività veramente importante quando utilizzate questo modello, cosa che naturalmente abbiamo anche nel Flight Plate. Guardiamo adesso la suola, totalmente in colorazione crimson. Qui abbiamo la scritta Air Zoom, perché all'interno qui e qui abbiamo due cuscinetti Zoom Air, come vi dicevo. Jumpman nero qui al centro, al tatto molto rigida, ma è un vantaggio per questa scarpa perché la performance appunto vi dà molta reattività negli spostamenti laterali e soprattutto nel bouncing, quindi nei salti. Droppate lo scorso 17 di ottobre, possono essere ancora acquistate sul sito Nike, retail price intorno ai 195 euro, euro più, euro meno. Vi consiglio naturalmente di prendere questo modello, soprattutto nel caso in cui siate degli amanti del basket e delle scarpe performance, perché come per le 34, anche queste hanno carattere da vendere e sul campo sono molto prestanti e leggere soprattutto. Eccole qui ragazzi, le Air Jordan 35. Per quelli che volessero coppare questo modello, vi consiglio di prendere almeno mezza taglia in più, perché gli ultimi modelli performance di Jordan, casa Jordan, devo ammettere che sono un pochino più stretti, soprattutto in questa parte qui. Colorazione la possiamo chiamare Bel Air, perché no? Abbiamo questo crimson qui sotto, abbiamo questo glacial grey come scritto su l'etichetta, questo blu richiama molto la colorazione Bel Air delle Jordan 5, per intenderci, alle quali sicuramente questo modello si ispira. Come avete visto abbiamo dei piccoli richiami, la tongue, abbiamo il 23 qui di lato, che richiamano molto il modello delle Jordan 5. Devo dire che non sono troppo un amante della riedizione in chiave moderna di modelli vecchi, questo voler richiamare per forza ad esempio la 31, la 32, la 33, la 34 e la 35 richiamano inevitabilmente alla 1, 2, 3, 4 e 5 per alcuni aspetti. Io sono più avanguardista, se così possiamo dire, perché non scordiamoci che i modelli performance di oggi saranno i modelli lifestyle di domani, quindi avere un modello che un po' scimmiotta o richiama un modello già esistente per me dà veramente poco in più a un modello che secondo me non è niente male, tutto sommato molto adatto agli amanti dello sport quale basket, anche altri sport. Io, lo sapete, alcuni modelli basket li uso per giocare a padel, perché secondo me sono adatti anche a quel tipo di superficie, considerando che con questo Covid purtroppo gli sport di contatto come calcetto, non sono scarpe da calcetto, però calcetto basket, sono stati banditi dal nostro amato DPCM che esce ogni tot, quindi usiamole, perché no, per degli sport differenti, per fare una corsa o per giocare dietro il cortile da soli o al massimo in 6. Ragazzi, mi raccomando, non fate i pazzi che andate in giro in 7. Ad ogni modo, modello molto interessante, colorazione un po' meno, devo farci un po', la devo metabolizzare, di sicuro è particolare, però come tutte le cose che non ti piacciono da subito, magari con il tempo tendono a piacerti, come i bei dischi di una volta. Detto questo ragazzi, scrivete qui nei commenti la vostra opinione su questo modello, magari anche qualche consiglio sul video, perché no? E niente, ci vediamo settimana prossima, non smettete mai di sneakerare.